Buongiorno, sono Gabriele Gasperini, facciamo parte del Comitato Ponzacco Pacificata, siamo qui davanti alla sede della Regione Toscana perché molto probabilmente questa mattina si parlerà del problema di Ponzacco, ovvero dell'enorme campo nomadi che lo svuotamento dei campi di Pisa e Cascina hanno creato nel giro di pochi anni a Ponzacco. Ponzacco è un paese di 16.000 abitanti, un paese piccolissimo di 20 km quadrati. Grazie allo scarico del degrado di comuni molto grandi come Pisa e Cascina, nel giro di pochissimo tempo ci siamo ritrovati a essere il secondo campo nomadi dell'intera Toscana. Circa 350 persone che sono concentrate non come a Pisa o a Cascina nelle zone periferiche già degradate, ma nel centro del paese. Io ho uno zaino pieno di denunce fatte da carabinieri di fatti che sono accaduti, violenze, minacce, degrado, furti, violazioni della proprietà fatte, diciamo, da queste persone e già denunciate alle forze dell'ordine. Ora noi abbiamo raccolto oltre 1.000 firme, le abbiamo portate al prefetto, le abbiamo mandate ai consiglieri regionali di tutti gli schieramenti politici, ai parlamentari toscani di tutti gli schieramenti politici, e noi chiediamo il modello d'accoglienza diffusa, ovvero invece di tenere 350 persone in un piccolo paese oppure spacchettarle in gruppi magari di 20, 30, 40 persone e lasciarle nei paesi della Valdera o della provincia di Pisa rischiando di creare 5 seghetti e sostanzialmente portando al degrado un'intera provincia, una porzione di provincia, noi chiediamo un'accoglienza diffusa reale, come sempre è stata pubblicizzata dalla Regione Toscana, ovvero un'accoglienza diffusa atomizzata, vuol dire massimo una famiglia per comune toscano, quindi un'accoglienza diffusa su tutta la Toscana che non crei ghetti, che non crei degrado, ma crei vera integrazione.